La vita può essere una marcia molto difficile che va trasformata in marcia della vita, e io l'ho visto lì cosa voleva dire una gamba davanti all'altra, una gamba davanti all'altra, coi piedi piagati, e che chi cadeva veniva finito dalle guardie della scorta, era una fucilata nella testa. Io ero vigliacca, nessuno si poteva appoggiare a me, io non potevo appoggiarmi a nessuno, ed era una fatica terribile. Ci buttavamo sopra i letamai quando ne incontravamo uno, eravamo orribili, eravamo dei selvaggi con le bocche sporche. Frugare in questo letamaio, io dico ai ragazzi, non solo una gamba davanti all'altra, ma in un tempo in cui 1,5 miliardi di gente ha fame e vuole venire in un mondo occidentale pazzo, ormai da decenni schiavo del consumismo. Ragazzi, non buttate mai via la roba da mangiare, perché chi ha provato la fame, chi ha brucato in un letamaio, ve lo dice perché l'ha provato. Non scegliete dentro il frigorifero fornito delle vostre case quello che vi piace, ma guardate quello che sta per scadere. Perché oggi c'è anche la data sopra, che una cosa forse scade. Prendete quella prima che scada, non chiedete voglio questo, voglio quello, è tutto fantastico. Non sapevamo niente di quello che stesse succedendo in Europa, vedevamo solo la forza enorme dei nazisti. Era una forza che si sviluppava in ogni individuo che io ho incontrato senza sapere il nome di nessuno. Era un modo, un atteggiamento, una sfrontatezza che mi ricorda e mi ha ricordato qualche volta nella mia lunga vita certi branchi di quei bulli che presi in gruppo sono fortissimi. Abbiamo appena visto una cosa di questo genere, come è successo nei confronti di uno ritenuto l'altro, e che però presi da soli hanno paura e chiedono di essere in isolamento perché hanno paura degli altri prigionieri. C'era in loro, in quelli che ho incontrato io, una sicurezza di essere superiori, di essere della razza superiore. Quale razza? Quella umana? No.